in collaborazione con FIPAV, Comitato Provinciale Catania. Palla a volo, giocala in palestra, giocala a scuola, giocala sulla sabbia. Palla a volo, ovunque, ma giocala. In questa puntata di A Tempo di Volley vedremo le immagini dell'eccezionale sfida tra New Image Giarre e la capolista Virtus Floridia. Il progetto giovani messo in piedi da Gupe e Atletico Volley Trecastagni e la famiglia del Mascalucia. Il facile successo casalingo in campionato dell'Amici del Volley su Letojanni. Infine, i risultati e le classifiche delle catanesi nel weekend. Al palazzetto Palaiungo di Giarre si è giocato il big match tra New Image Giarre e Virtus Floridia, prima in classifica del girone B di Serie C maschile. I riflettori, oltre che sul match, sono stati proiettati anche sul ritorno in campo di Maurizio Lopis, ex giocatore di Serie A, ritornato in campo a 44 anni con la maglia della New Image. Sin dalle prime battute si intuisce che sarà un match combattutissimo fino alla fine e gli ospiti riescono ad aggiudicarsi il primo set per 25 a 27. Trascinata dal proprio pubblico, la New Image riesce a pareggiare nel successivo set, conclusosi 26 a 24. Nel terzo set i padroni di casa soffrono un grosso calo fisico e mentale, regalando il nuovo vantaggio alla Virtus Floridia. Lopis e compagni raccolgono le forze e si rifanno sotto nel quarto set, che finisce 25 a 23. Si va così al tie break, che viene inizialmente condotto dalla New Image, ma proprio nel momento in cui manca soltanto un punto per il successo, i padroni della classifica non sbagliano più un colpo, complice anche l'infortunio di Lopis, e vincono 14 a 16, mantenendo l'imbattibilità in campionato. Nel dopogara Maurizio Lopis esprime la sua amarezza per la gara persa. Oggi non siete riusciti a portare a casa la vittoria, ma di certo dopo un match molto emozionante non avete demeritato. No, assolutamente no, anzi secondo me meritavamo questa vittoria, perché alla fine
Insomma, le cose sono andate un po' come sono andate, nel senso piccolo infortunio sul 12-10 per noi, mi sembra, no? Non lo so, comunque rimane un buon risultato contro la prima in classifica, imbattuta in campionato. Secondo me c'è il rammarico più che altro per il terzo set, che è stato quello un po' perso in maniera più brutta, così senza giocarlo. Però ancora il cammino di questi ragazzi, di questa squadra, è lungo e secondo me avrà da dire la sua in questo campionato. Quanto ha pesato la tua uscita per infortunio quando vi mancava soltanto un punto per vincere? Non dovrei dirlo io questo qui, però a prescindere dal fatto che c'ero io in quella situazione lì, è chiaro che una sostituzione forzata in un momento positivo del gioco sicuramente ha un peso. Come ti senti al tuo ritorno in campo? Stranissimo, perché ripeto, io mi sento nella testa, sono un allenatore, ho studiato per questo, sto studiando per questo, ed è quello che io voglio fare. Sono tornato a giocare in via del tutto eccezionale per Antonello Sorbello, che è il presidente della società dove io alleno nei settori giovanili, e quindi l'ho fatto esclusivamente perché c'è questo rapporto di stima, di amicizia, e qui mi sento veramente a casa mia. Però oggettivamente non è che proprio, cioè, io voglio allenare e quello è il mio mestiere. Vediamo adesso gli altri risultati del girone. Rinviata a causa maltempo Mondo Volley Messina Usco Gravina. In classifica, sempre più prima la Virtus Floridia a 25 punti. Seconda l'Aquilia Bronte insieme allo New Image Giarre a 17 punti. Settima l'Usco Gravina a 9 punti. Ottava l'Atletico Volley Gupe a 4 punti. La bellissima struttura dello Sporting Center a Sant'Agata Libattiati dà la possibilità alla Gupe Volley di far crescere tantissimi ragazzi sportivamente e umanamente tramite la pallavolo. Fabrizio Petrone, direttore tecnico delle giovanili della Gupe Volley. In un palazzetto bello come questo è sempre più facile sfornare dei giovani promettenti. Sì, questa è una bella struttura, la nostra casa, dove da 6 anni abbiamo costruito finora abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo creato vari gruppi. Diciamo che siamo partiti con 9 ragazzini 6 anni fa, adesso abbiamo delle realtà importanti, abbiamo la Serie B maschile, la Serie C maschile, chiaramente in sinergia con l'Atletico Volley. E il nostro intento è sempre quello di creare delle squadre giovani e lanciare quanti più giovani possibili. Per quanto riguarda il campionato, forse abbiamo perso qualche punto per strada, ma è dovuto al fatto che abbiamo una squadra giovane, per cui in alcuni frangenti abbiamo fatto qualche peccato di gioventù, ma in definitiva la posizione che abbiamo in classifica, diciamo che rispecchia il nostro potenziale. Adesso ci aspetta domani l'ultima partita del girone di andata, affronteremo il Pozzallo in casa, una squadra importante che sta davanti a noi con un roster importante, ma noi in casa cercheremo di far valere il fattore campo. È importante comunque in questo momento che i campionati giovanili stanno entrando nel vivo. Noi come Gupe partecipiamo al campionato Under 18 e Under 19. L'Under 19 ancora non è iniziata, nell'Under 18 stiamo conducendo il nostro girone alla grande, abbiamo già finito il girone di andata e quindi la speranza è di proseguire nel miglior modo possibile il percorso giovanile. Nel campionato di Serie B maschile girone I, Ultima TV Volley Valley, Ric Volley, Brolo 0-3, Siciliana Maceri, Tonno Callipo Calabria 3-0, CEG Cicala Palermo, Coordiner Club Catania 3-0, Sosti Mandorgiolli, Pallavolo Augusta 3-0,
Volley Modica, Bruno Euronix, Papiro 3-0. Gupe Volley Battiati, Irin Pozzallo 3-1. Algoritmi Universal, Messaggerie Volley, rinviata. Nel campionato di Serie B2 femminile, Girone I. Planet Strano Light Catania, Ultra Gel Palermo 3-0. Cofer Lamezia, Airplace Accademia 2-3. Cuore Reggio Calabria, Pallavolo Sicilia 3-0. Centro Cos Potenza, Pro Team Modica 0-3. Olimpia Siracusa, Cuba Futura Palmi 3-0. Fiamma Torrese Napoli, Farm Napoli 3-0. Lin Campus Università Napoli riposa. Nel campionato di Serie C femminile, Girone B, gli amici del volley battono con poche difficoltà la rimaneggiata formazione delle Toianni. Il primo set è dominato dalle ragazze di Claudio Mantarro, che mettono in mostra sin da subito il loro agonismo e finisce 25-11. Le ospiti provano a reagire nel secondo set e con orgoglio cercano di mettere in difficoltà gli amici del volley, ma il risultato è sempre a favore delle padrone di casa, 25-18 il punteggio. Il terzo set mantiene lo stesso copione, termina 25-10 e cala definitivamente il sipario su una partita fondamentalmente senza storia. La soddisfazione del tecnico Claudio Mantarro nel post partita. Claudio Mantarro, allenatore dell'Amici del Volley, mister, oggi un approccio alla partita perfetto. Sì, oggi più che altro sapevamo che gli avversari avevano grossi problemi. Rispetto all'inizio del campionato hanno avuto 4 assenze fra le giocatrici titolari, quindi sapevamo già che si trattava di una partita in cui potevamo approcciarla in altra maniera. Di fatto la difficoltà è stata quella di poter far giocare tutte e di che ognuno di loro possa avere lo spazio che merita. Con questa vittoria continua la vostra rincorsa alle prime posizioni? Sicuramente, questo è il nostro obiettivo quest'anno, quello della promozione, comunque di lottare per la promozione. Cercheremo di mantenere questo obiettivo e quindi era fondamentale ottenere ulteriori 3 punti e restare sempre lì in alto per arrivare ai playoff e poi giocarci la possibilità per la promozione. E adesso vediamo gli altri risultati del girone. La Saracena Volley, Giavi Pedara Volley 2-3. In classifica, prima la Messina Volley a 27 punti, seconda la Volley Giarre a 26 punti, quinta la Giavi Pedara Volley a 21 punti. Nello stesso palazzetto si allena anche la Athletic Volley Trecastagni, affiliata della Gupe. Massimo Maiorana, vicepresidente dell'Atletico Volley Trecastagni. Questo è ormai il secondo anno consecutivo di collaborazione con la Gupe Volley.
Allora, sì, diciamo da due anni ci siamo focalizzati sulla gestione dei campionati giovanili e di tutto quello che è l'attività, la nostra attività di serie qui allo Sporting Center, e quindi in collaborazione con la Gupe Volley Catania. Questa collaborazione sta crescendo perché in questo secondo anno schieriamo 11 squadre dall'under 19 all'under 13 in tutte le categorie con un unico nome, che è Atletico Volley Gupe. In Serie C maschile qualche difficoltà fino all'ultima partita, molte sconfitte. Cosa state trovando di particolarmente difficile quest'anno? Allora, fondamentalmente il campione di Serie C, affrontiamo il campione di Serie C con una squadra che è per l'80% composta da ragazzi under 16, che è il campionato giovanile su cui ci stiamo concentrando di più per cercare di far crescere più in fretta questi ragazzi del 2001, questo gruppo di ragazzi del 2001, e gli facciamo fare questo campionato di Serie C, dove chiaramente per una questione di età e di esperienza delle squadre con cui si vanno a confrontare soffrono. La settimana scorsa è avvenuta la prima vittoria, siamo penultimi in classifica, sicuramente soffriamo, però i ragazzi crescono bene. Il professore Pulisano, che si occupa della gestione tecnica di questo gruppo, di questa squadra in Serie C, è comunque contento dei risultati finora ottenuti, perché sono state fatte anche tante partite 3-1, 3-2, quindi qualche punto nel girone di ritorno verrà. L'obiettivo principale quindi è quello di formare un gruppo forte di giovani pronti a giocare per un'eventuale finale futura. Allora, fondamentalmente oggi come oggi la gestione delle società sportive si deve basare, vista l'assenza di sponsor e altri tipi di introiti, sull'attività giovanile. Chiaramente facendo un'attività giovanile di alto livello, puntando a finali regionali o finali nazionali, come stiamo facendo noi con questo gruppo Atletico Volley Gupe, sicuramente si può provare a fare bene. In un futuro lo sbocco di questi ragazzi in questo momento è la Serie B unica della Gupe, per esempio, ma questo è il livello siciliano. A livello maschile in Sicilia oltre la Serie B unica non si va, non c'è la Serie 2, quindi diciamo diamo a questi ragazzi l'opportunità di fare dei campionati di alto livello, perché in Sicilia questo è l'alto livello, dove cercheranno di esprimersi nei prossimi anni. La classifica del campionato di Serie B maschile Girone I: Sosti Mandorgiolli 5 fronti 33 punti, Messaggerie Volley Catania 30 punti, terza la Siciliana Maceria a 29 punti, quarta CEG Cicala Palermo a 28 punti, quinta la Tonno Callipo Calabria a 23 punti, sesta l'Iring Pozzallo a 20 punti, settima l'Algoritmi Universal Catania a 18 punti, ottava la Volley Brolo a 16 punti insieme alla Gupe Volley Battiati. Decima la Volley Modica a 14 punti, undicesima la Ultima TV Volley Valle a 13 punti, dodicesima la Coordiner Club Catania con 12 punti, ultime la Bruno Euronics Papiro Catania e la Pallavolo Augusta a 9 punti. La classifica del campionato di Serie B2 femminile Girone I: Fiamma Torrese Napoli 33 punti, Planet Strano Light Catania seconda a 32 punti, terza la Ecuba Futura Palmi a 24 punti, quarta la Lin Campus Università Napoli a 23 punti, quinta l'Air Place Accademia Benevento a 22 punti, sesta la Farm Napoli a 21 punti, settima la Pro Team Modica a 20 punti, ottava Ultra Gel Palermo 19 punti, nona l'Olimpia Siracusa a 15 punti, decima la Cuore Reggio Calabria a 11 punti, undicesima la Cofer Lamezia a 9 punti, dodicesima la Pallavolo Sicilia Catania a 5 punti, ultima la Centro Cos Potenza con 0 punti. L'ultima società a cui facciamo visita oggi è l'Alus Mascalucia, l'unica sul territorio che impiega tutte le proprie forze e capacità per far giocare ragazzi di tutte le età. Stefano Leone, allenatore della prima squadra della Serie D femminile. Mister, dopo un inizio molto convincente, poi una vittoria stentata con l'Ora Don Bosco e poi l'ultimo stop, a cosa è dovuto questo calo? Diciamo un po' di calo di concentrazione. È un po' di senso di appagamento, bisogna tirare un po' le redini e riconcentrarci di nuovo, e riusciremo di nuovo a fare il nostro standard come le prime giornate. Per ricominciare sin da subito a vincere, cosa c'è bisogno?
carattere immediatamente, voglia di vincere, e poi pian piano le componenti si aggiungeranno tutte quante da sole, una dopo una. Deborah Pisano, giocatrice della prima squadra dell'Alos Masca Lucia e allenatrice delle più piccole. Oltre a giocare, ti diverti anche ad allenarle, ti cimenti anche nella formazione in prima persona delle giovani. Esattamente, io non faccio altro che trasmettere quella che è la mia passione per la pallavolo a queste ragazze. Loro danno tanto a me, io do tanto loro, perché comunque per me la pallavolo non è solo uno sport. È uno stile di vita. Dalla pallavolo loro imparano il sacrificio, l'impegno, il senso del rispetto per le compagne, anche per l'avversario. E questi sono comunque dei valori che poi possono portare anche fuori. Quindi sì, sono un'allenatrice perché impartisco comunque quelle che sono le regole dei fondamentali tecnici della pallavolo. Però il mio obiettivo principale è quello anche di formare il carattere di queste ragazzine che si trovano ovviamente in una fase adolescenziale, che è la più complessa come tutti sappiamo, e ci proviamo. Gilberto Morè, responsabile del settore maschile e giovanile dell'Alos Masca Lucia. Quest'anno la prima divisione vi sta regalando diverse soddisfazioni. Ma per adesso abbiamo fatto finora 4 partite, abbiamo 3 vittorie e una sconfitta. Diciamo che dobbiamo ancora lavorare tanto, soprattutto dal punto di vista tattico, tantissimo. Però insomma siamo ben avviati, speriamo di poter fare un ottimo campionato. In quale posizione sperate di collocarvi alla fine? Ma si punta sempre al meglio, no? Puntiamo alla promozione, vediamo, sale solo la prima e le altre fanno tutti quanti i playoff per un posto solo. Vediamo, cerchiamo di fare il meglio. Roberta Caruso, allenatrice dei più piccoli dell'Alos Masca Lucia. Un lavoro abbastanza importante che appaga sempre. Sì, è vero, è il primo anno che alleno i bambini e mi stanno dando veramente tantissime soddisfazioni. Ne ho ben 18 e veramente sono non solo contenta, però è un sogno che si è realizzato, perché da sempre pensavo un giorno di allenare soprattutto i bambini, perché credo che rispetto magari ai grandi sono quelli che imparano più in fretta, gli trasmettono i valori veramente quelli veri, che oggi purtroppo un po' mancano. Quindi sono veramente contenta del lavoro e della fiducia che mi hanno dato Stefano, Alessandro, perché non è da tutti. È importante indirizzarli sin da subito al sacrificio, al lavoro. Infatti noi li alleniamo 2 volte a settimana, però facciamo 1 ora e mezza. Loro devo dire che sono sempre presenti, vogliosi di imparare, giocare, mi fanno anche un po' disperare, però in fondo è anche questo lo sport, no? E adesso vediamo i risultati delle altre catanesi nel weekend. Nel campionato di Serie C femminile girone C, Volley Modica Gupe Acibona Corsi 1-3. Pallavolo Sicilia San Giuseppe Adrano rinviata. San Cafè Team Catania Aurora Volley Siracusa 3-0. Juvenilia Catania Liberamente Cicatena 0-3. Nella classifica, sempre prima la Liberamente Cicatena a 26 punti, seconda la San Cafè Team Catania a 24 punti. Quarta la Gupe Acibona Corsi a 18 punti, sesta la Pallavolo Sicilia a 13 punti, settima la PSG Juvenile Catania a 12 punti e infine nona la Paternò Volley a 10 punti. Nel campionato di Serie D femminile girone B, Kentron Volley Enna, Turbo Powerful Mister Bianco 3-1, Ultima TV Volley Valle, i Meeting Troina 3-2, Nike Volley San Cataldo, Clan e Giavi 3-1. In classifica, prima è la Volley Club Etna, il Club Nicosia a 24 punti. Quarta la Clan Giavi insieme alla Polisportiva San Paolo a 12 punti. Sesta la Turbo Powerful Mister Bianco a 10 punti. Nona la Ultima TV Volley Valley a 6 punti.
Nel campionato di Serie D maschile girone B, rinviate tutte le partite ad eccezione di Aquilia Cireale Zanclon 3-1. Nella classifica, prima l'Aquilia Cireale a 16 punti, terza la Messaggerie Volle a 11 punti, settima la Polisportiva Virtus Pedara a 4 punti. Infine, nel campionato di Serie D maschile girone C, rinviata la partita fra Ultima TV Volley Valley e Città di Nicosia. In classifica, sempre settima la Ultima TV Volley Valley a 2 punti.